Questa è la situazione attuale in Yemen, una situazione dove nessuno è in controllo pieno del paese e dove ognuno è in guerra per i propri interessi. Yemen has been caught in a vicious war for more than 6 years. Over 230,000 people have died. Millions are displaced. Il conflitto in Yemen è degno di una trama del Trono di Spade, purtroppo. Quello che succede in Yemen è, per utilizzare le parole dell'ONU, la peggiore catastrofe umanitaria in corso. L'ultimo rapporto ONU sul conflitto parla di oltre 377.000 vittime e aggiunge che nel 2021 ogni 9 minuti è morto un bambino di meno di 5 anni. A riprova di questo, Save the Children riporta che un quarto di tutti i caduti civili tra il 2018 e il 2020 erano bambini. Il paese è da anni sull'orlo della carestia. Più di 16 milioni di yemeniti vivono in costante bisogno di cibo e beni di prima necessità. Si tratta di quasi il 65% della popolazione nazionale. È come se su 59 milioni di italiani, 38 avessero serie difficoltà a reperire anche un singolo pasto al giorno. Stando ai Human Rights Watch, 400.000 bambini sotto i 5 anni, su un totale di 2 milioni, rischiano di morire di malnutrizione se non verrà garantita loro assistenza. Tutto questo è frutto di una guerra, una sporca guerra per procura, una guerra finora senza vincitori ma con solo vinti. No. There is no starvation in Aden and in those area controlled by the government. When people say arming the Saudi, no. We sign contract, country to country. We purchase, we pay money. It goes in the UK economy and we enhance our military capabilities. No, we pay those contracts. If the UK decide tomorrow to stop selling food to the kingdom, we will find another supplier. Lo Yemen è uno dei più antichi luoghi abitati del pianeta, una nazione dalla bellezza paesaggistica sfaccettata, con canyon, deserti, oasi e lunghe coste incontaminate. Al posto dell'attuale origine semitica del nome odierno, gli antichi romani si riferivano alle regioni più meridionali della penisola arabica con il termine di Arabia Felix, un'area ricca di spezie, incensi e snodo di scambi commerciali con Africa e India. Considerando quello che accade oggi in Yemen, quel Felix è decisamente surreale. Lo stretto di Bab el-Mandeb è un punto strategico per tutti i traffici che collegano il Mar Rosso, e quindi il Mediterraneo, con l'India e il sud-est asiatico. E Aden è la città che da secoli ha fatto da punto di controllo per l'accesso a questo stretto. I primi europei a comprenderlo bene furono i britannici, tanto che nel 1839 i territori meridionali dell'attuale Yemen entrarono nell'orbita dell'impero di Sua Maestà. Il porto di Aden fu occupato e trasformato in colonia, mentre il nord del paese restò sotto la dominazione ottomana, che persisteva da oltre 300 anni nella zona. Il nord sarebbe diventato un regno indipendente soltanto quando l'impero turco collassò a seguito della prima guerra mondiale. Per quasi 50 anni lo Yemen continuò ad essere un'entità separata in due. Un nord più popoloso, con capitale Sana'a, e un sud quasi del tutto disabitato, eccezion fatta per le strategiche coste sotto giurisdizione britannica. Nel 1962 un gruppo di militari nazionalisti, sostenuti e ispirati dal presidente egiziano Nasser, mise in atto un colpo di stato nel nord. Occupata la capitale Sana'a, i militari costrinsero il sovrano Muhammad al-Badr a rinunciare al trono, proclamando la nascita della Repubblica Araba dello Yemen. L'episodio scatenò una prima guerra civile destinata a durare fino al 1967. In questo conflitto le potenze regionali non stettero a guardare. L'Egitto finì per appoggiare il nuovo governo repubblicano, mentre Siria e Arabia Saudita si schierarono all'opposto in favore della monarchia. Per ben 8 anni lo Yemen avrebbe sperimentato un lungo, doloroso assaggio del significato di guerra civile. Il conflitto si concluse nel 1970, quando, nonostante la disastrosa ritirata egiziana, la famiglia reale yemenita si vide alla fine costretta a rinunciare definitivamente al trono e ammettere il riconoscimento della Repubblica del Nord. Nel sud, invece, i britannici si erano già ritirati a partire dal 1967, a causa delle pressioni esercitate da gruppi insurrezionalisti sostenuti sempre dall'Egitto di Nasser. Gli europei lasciarono il controllo di Aden a un nuovo stato sovrano, la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen del Sud, una nazione con un regime di ispirazione marxista.
l'unico di questo tipo nella penisola arabica. Le posizioni filomarxiste di Aden contribuirono fin da subito a isolare il nuovo stato, guardato con sospetto dalle monarchie della regione. In fin dei conti, se ci pensiamo, lo Yemen ancora oggi è l'unica repubblica della penisola e le monarchie temevano la pericolosa espansione di ulteriori movimenti rivoluzionari. La guerra fredda poi contribuì a esacerbare le tensioni. Un po' come nella penisola di Corea e nella Germania, anche lo Yemen era polarizzato a livello politico-ideologico. Il Sud, inutile dirlo, essendo socialista e filo-sovietico, non combaciava con il modello politico dello Yemen del Nord con capitale Sanaa, e le due brevi guerre tra Nord e Sud negli anni 70 dimostrarono che la politica yemenita non era ancora riuscita a fare i conti con il proprio passato. Nel 78 però ci fu una svolta improvvisa. Nella parte Nord salì al potere un colonnello delle forze armate, Ali Abdallah Saleh, e destinato a restare al potere per oltre un trentennio. Avvalendosi del CGP, il Congresso Generale del Popolo, più che un partito politico tradizionale, una sorta di strumento di potere per dispensare favori e tutelare gli interessi delle reti clientelari, Saleh diventò il padre padrone della nazione. A fare le spese della dittatura furono dissidenti, ma soprattutto i cosiddetti marginalizzati, gli Alakdem, il quasi 13% della popolazione yemenita. Lo Yemen è infatti ancora oggi una nazione fortemente gerarchizzata, con caste rigidissime. Ai vertici troviamo i più fortunati, i Sada, i membri dell'elite religiosa islamica. Gli Akdam sono paragonabili a dei veri e propri schiavi, dei reietti discriminati dalla società ai quali sono stati lasciati i lavori più degradanti e avvilenti. Messa in prospettiva, non sono tanto diversi dagli intoccabili che troviamo in India. Un proverbio yemenita li descrive con queste parole: se il tuo piatto viene toccato da un cane, puliscilo. Se viene toccato da un Akdam, rompilo. È in questa società frammentata che nel 1990, negli anni del crollo dell'Unione Sovietica, si ebbe l'unificazione tra i due stati, sempre sotto la guida dell'inamovibile Saleh. Peraltro la riunificazione fu percepita fin dal principio dal sud per quello che era, un'annessione indesiderata. Attraverso una manipolazione del sistema elettorale che premiava le regioni più densamente popolate, quindi quelle del nord, gli yemeniti del sud furono da subito estromessi dal governo, dagli impieghi pubblici, dall'esercito, dalla redistribuzione delle terre e dai proventi del settore energetico. E ciò nonostante circa l'80% dei giacimenti di petrolio e gas si trovasse proprio nel versante meridionale. Tutto questo spiega per quale ragione nel 94 ci fu un tentativo di golpe da parte di militari e politici di fede marxista con l'obiettivo di realizzare la secessione del sud e ricostruire un nuovo governo indipendente. Il tentativo però non ebbe successo e venne stroncato da Sanaa il governo in appena 15 giorni. Però la soppressione servì soltanto a inasprire gli animi. Nei primi anni 90, nella regione nord-occidentale del paese, tra Sada'a e la capitale Sanaa, si andò formando un'organizzazione che in origine era più che altro una setta religiosa fondata dal clerico zaidita Hussein el-Houthi. In quanto zaidita sciita, Hussein era molto vicino ideologicamente e politicamente all'Iran. Intesseva ottime relazioni con il leader supremo persiano, Ali Khamenei, così come anche l'altra realtà sciita in Medio Oriente, la libanese Hezbollah. Il movimento di Hussein inizialmente si chiamava la Gioventù Credente, e soltanto con la radicalizzazione dovuta all'inasprirsi dei rapporti con il governo centrale, il gruppo assunse il nome di Ansarallah, letteralmente i partigiani di Dio, altresì noti anche con il termine di Houthi. Gli scontri tra le forze di Saleh e i partigiani di Dio scoppiarono in tutta la loro forza nel 2004. Gli Houthi accusavano Saleh di corruzione estrema, incapace di mantenere il multipartitismo della Repubblica, e lo accusavano di alto tradimento nei confronti del popolo yemenita, non solo per l'essersi aperto alle relazioni con i sauditi, da sempre inquadrati nell'ottica di stranieri e invasori, ma anche per essersi venduto ai governi occidentali. Il pugno duro di Saleh fece il resto. Molti yemeniti del nord appoggiarono le idee sostenute dagli Houthi. L'inefficienza del governo e il timore di diventare una provincia in mano ai giochi di potere sauditi, la tradizionale culla del wahhabismo islamico ostile alla minoranza zaidita sciita, furono un grande incentivo per il reclutamento di nuovi membri di Ansarallah.
Non a caso la minoranza sciita zaidita in Yemen è concentrata proprio nel nord-ovest, il territorio che ancora oggi è in mano ai ribelli Houthi e che per decenni ha subito un processo di sunnificazione da parte della maggioranza religiosa nel paese. Anche se non tutti gli sciiti zaiditi sono Houthi e non tutti gli Houthi sono sciiti zaiditi, questo va tenuto a mente. Però tutto cambiò nel 2011. Sull'onda delle presunte primavere arabe e di nuove rivolte popolari ordite proprio dagli Houthi, il lungo regno del padre padrone dello Yemen ebbe termine. Il 27 febbraio 2011 Saleh si dimise, cedendo il posto al suo vice, Abdrabi Mansur Hadi. Formalmente insediatosi alla presidenza della Repubblica, Hadi tentò in extremis un accordo con gli Houthi per una condivisione del potere, concedendo loro una riforma istituzionale che gli avrebbe fatto acquisire un maggior peso politico e modificando l'assetto del paese in 6 regioni federali. Gli Houthi però si dichiararono insoddisfatti delle proposte e, irritati dall'annunciata decisione governativa di un taglio ai sussidi, nel mese di gennaio 2015, guidati dal generale Abdelhafiz al-Sakkaf, attuarono un colpo di stato invocando le dimissioni immediate di Hadi. A tutto questo si aggiungeva la generale crisi economica e sociale del paese, già allora il più povero del mondo arabo, afflitto da gravissimi problemi come disoccupazione e inflazione alle stelle. Con una mossa sorpresa, gli Houthi tornarono da chi non ti aspetti. Saleh. Gli Houthi volevano legittimità politica e Saleh, senza più una presidenza, era chiaramente disposto a concedergliela per tornare alla ribalta. Saleh aveva ancora dei militari a lui fedeli e per questo li inviò a supporto dell'offensiva dei ribelli. Nonostante il sostegno degli alleati stranieri, sauditi, emiratini e americani in testa, Hadi fu così costretto a dimettersi e lasciare il potere al presidente ad interim del Parlamento. Figura considerata vicina all'ex presidente Saleh, ma anche stavolta il nuovo governo non fu riconosciuto dagli Houthi, che a febbraio dello stesso anno dichiararono sciolto il Parlamento, trasferirono il potere ad un comitato rivoluzionario e dal nord si impadronirono della capitale Sana'a. La mossa costrinse a una fuga rocambolesca Hadi, che non ebbe altra scelta che riparare nella sua città natale, Aden. Nella nuova sede istituzionale, Hadi dichiarò alla televisione di Stato di essere l'unico presidente legittimo dello Yemen. Ancora oggi il suo è l'unico governo riconosciuto a livello internazionale, disconoscendo il golpe degli Houthi e proclamando Aden capitale transitoria. A sua volta il leader degli sciiti, Abd al-Malik al-Houthi, parlando sempre alla televisione, dichiarò pubblicamente il suo impegno contro i terroristi islamici, tra i quali non solo erano annoverati i membri di Al-Qaeda, ma anche gli uomini di Hadi. Nel frattempo Hadi, cinto d'assedio nella città di Aden, già a fine marzo dovette rifugiarsi a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, dove tuttora risiede. Gli Houthi effettivamente riuscirono ad entrare ad Aden ai primi di aprile, ma la città sarebbe stata ripresa dai lealisti nell'estate dello stesso anno. A quel punto ai sauditi si accese una lampadina. Se non interveniamo ora in Yemen, qui si rischia grosso. Al di là della questione ufficiale, cioè quella di difendere un governo internazionalmente riconosciuto, le vere motivazioni per l'intervento saudita in Yemen erano molte. L'Arabia condivideva un confine di migliaia di chilometri con una nazione sull'orlo della guerra civile. Una nazione dove chi rischiava di finire al potere era un clan sciita, alleato dell'Iran. E uno Yemen in mano agli Houthi avrebbe significato per i sauditi la rovina. L'isolamento totale. Al blocco dello stretto di Hormuz si sarebbe aggiunto quello di Bab el-Mandeb e addio ai miliardi di barili esportati nel mondo. Niente export, niente petrodollari, niente soldi, niente potere. Ed ecco che l'incubo di un'Arabia Saudita in versione Yemen, ma più esteso, poteva diventare realtà. Questo scenario tanto bastava al principe ereditario Bin Salman per isolare economicamente lo Yemen e muovere l'esercito di terra e aria nei territori nord-occidentali. Per convenzione, l'inizio dell'operazione saudita Decisive Storm è datata al 26 marzo 2015. Come in altri casi nella storia medio orientale, l'Arabia non aveva un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Di conseguenza, in molti, tra cui la stessa Human Rights Watch, hanno giudicato quell'attacco in maniera illegale e come un qualcosa di indiscriminato. Per togliermi qualche dubbio di troppo, ho chiesto al buon caro professor Aldo Giannulli la sua opinione al riguardo. La risposta su WhatsApp è stata questa. Sì e no. È discutibile che i sauditi abbiano diritto a intervenire. Peraltro si discute pure sulla legittimità del governo yemenita. Roba da scriverci un trattato. E poi, porsi problemi di legittimità in un contesto come quello è come porsi problemi di un'etichetta in una cena di antropofagi.
poesia pura. Già che ci sono, vi consiglio la serie sulla geopolitica degli Stati Uniti che Aldo sta tenendo sul suo canale YouTube. Ve la linko qui sopra. Ma tornando a questa cena per antropofagi, la stessa Amnesty International nel 2018 titolava, riprendendo un articolo del Washington Post, «Gli Stati Uniti non dovrebbero prendere parte ai crimini di guerra in Yemen». Il riferimento non era soltanto alla vendita di armi, ma anche all'invio di mercenari attraverso la compagnia militare privata Academy, un tempo nota come Blackwater. L'intervento militare di sauditi ed emiratini è avvenuto prevalentemente tramite l'aeronautica, che ha bombardato a più riprese Sana'a ed altri centri urbani in mano ai ribelli, con l'obiettivo di bloccare l'avanzata degli Houthi nel territorio. Stando a questo grafico, fornito dallo Yemen Data Project, il picco degli assalti aerei della coalizione è stato l'ottobre 2015, con più di 900 bombardamenti in 30 giorni, 24.600 raid in totale dal 2015, con una media di 10 al giorno. Inutile dire che gli attacchi sauditi siano stati spesso indiscriminati. Stando allo Yemen Data Project, un terzo dei bombardamenti sauditi hanno colpito zone non militari, tra cui ospedali, scuole e aree residenziali. Eppure funerali e matrimoni. Una chiara violazione del diritto internazionale umanitario. Nei fatti, al di là dei proclami ufficiali, la guerra civile in Yemen fin da subito si è sostanziata in un conflitto per procura tra il fronte arabo sunnita, vicino al governo di Hadi, e quello sciita, che fa capo ai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, ed è diventato terreno di scontro tra i due tradizionali nemici del Medio Oriente. L'alleanza che gli Houthi intessevano con Saleh sarebbe invece durata fino al 2017. Saleh si offrì di porre fine all'offensiva qualora Riyadh e Abu Dhabi avessero promesso di rimuovere l'embargo e cessare le operazioni militari. Gli Houthi non la presero bene, tant'è che neanche due giorni dopo la conferenza Saleh venne ucciso da un cecchino mentre fuggiva dalla capitale. L'atto venne rivendicato dai ribelli e la cosa non fece guadagnare loro popolarità, anzi fece avvicinare i sostenitori di Saleh ai gruppi governativi che già erano in guerra con gli Houthi. A complicare il quadro poi sono state tutte le altre grandi incognite nel territorio, ma soprattutto una. Le cellule dell'ACAP, l'Al-Qaeda nella penisola arabica. Formatasi nel 2009 da branche yemenite e saudite, l'ACAP approfittò del caos e delle proteste per diffondersi nell'esteso governatorato dell'Hadramaut, in quello di Marib e di alcune zone costiere, compiendo attacchi contro obiettivi civili e non. Al momento attuale però l'azione dell'ACAP è stata fortemente tamponata, specialmente per via dell'offensiva messa in atto con armi e droni americani, uno dei quali ha neutralizzato nel 2015 il capo fondatore dell'organizzazione, Nashir al-Wuyashi, per cui di fatto le cellule dell'ACAP non sono più in possesso stabile di alcuna parte dello Yemen. L'azione di contrasto dei terroristi ha visto la collaborazione di Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, questi ultimi alleati per l'occasione con Israele. Nel marzo del 2017 il presidente americano Donald Trump, nell'ambito della lotta al terrorismo islamico, autorizzò più di 20 bombardamenti sulle postazioni yemenite di Al-Qaeda e nel 2021 la stessa amministrazione Trump aveva incluso gli Houthi nell'elenco delle organizzazioni terroristiche internazionali. Per la cronaca, anche l'Arabia Saudita nel 2016 era stata inserita dall'ONU nella lista degli stati colpevoli di crimini di guerra contro i bambini, ma nel giugno 2020 la sua posizione è stata stralciata dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha verificato che i sauditi avevano messo in atto tutte le misure per proteggere i civili dai bombardamenti. Ma le critiche non sono mancate, perché secondo alcuni l'ONU avrebbe fatto orecchie da mercante. I Paesi Bassi hanno poi tentato di presentare alle Nazioni Unite un'indagine internazionale sulle violazioni dei diritti umani e sui crimini di guerra nello Yemen. Tuttavia, come riportato da Middle East Eye, sotto pressione dell'Arabia Saudita, degli Stati Uniti e del Regno Unito, Amsterdam ha dovuto cedere e ritirare la richiesta. Gli olandesi erano motivati da ragioni sensate. La lista dei crimini di guerra e contro i civili consumati durante il conflitto è lunga e terrificante. In numerosi rapporti diramati da diverse organizzazioni internazionali vengono documentate un'infinità di violazioni delle convenzioni di guerra, a partire dall'utilizzo di armamenti proibiti, come le bombe a grappolo. Si stima che dall'inizio della guerra ci siano stati più di 26.000 bombardamenti con queste armi, molti dei quali messi in atto dai sauditi, nell'erronea convinzione di risolvere rapidamente il conflitto con una sorta di guerra lampo. In questi termini si sarebbe espresso il principe Mohammed bin Salman, parlando nel 2015 con l'allora direttore della CIA John Brennan. Ma come sempre sono proprio gli innocenti a pagare il prezzo più salato. Il 60% dei bambini non è più potuto andare a scuola, semplicemente perché la quasi totalità degli istituti scolastici sono in rovina.
mentre l'Occidente, lungi dal bloccare questa ecatombe, ha lucrato sulla vendita di armamenti, con droni americani o armi provenienti da britannici e anche noi italiani. Come riportato nel report Death by Drone dal portale di informazioni umanitarie Relief Web, si mette chiaramente in dubbio l'affermazione fatta dall'ex presidente americano Barack Obama nel 2013, secondo cui i droni militari sarebbero stati impiegati soltanto con la quasi certezza di non colpire obiettivi civili. Come qui sottolineato, i 9 studi di casi documentati in questo rapporto forniscono prove credibili di un attacco di droni che ha coinvolto almeno 12 persone, tra cui una donna incinta. A giugno 2022 l'amministrazione Biden, che certo non ha cominciato nel migliore dei modi con Bin Salman, President Trump has not punished senior Saudi leaders. Would you? Yes, and I would make it very clear. We were not going to in fact sell more weapons to them. E che ha annunciato di voler rivalutare l'accordo multimiliardario decennale fatto da Trump con i sauditi, non ha rivelato né se e né quando verrà interrotto il coinvolgimento statunitense nella guerra. Ma anche l'altro lato della medaglia non si salva da questa ignominia. Chi rifornisce Ansarallah? La risposta è retorica. Infatti, il fronte sciita in Iran è il primo indiziato. Da parte sua, l'Iran ha sempre affermato di sostenere politicamente gli Houthi, pur negando di inviare loro armi o droni. Tuttavia, il sequestro di navi nell'Oceano Indiano, battenti bandiere iraniane e contenenti un numero indefinito di armi e munizioni, dimostra il contrario. Inutile dire che pure gli Houthi non si siano risparmiati con i crimini di guerra. Lo testimoniano l'uccisione di 22 civili, con razzi Katyusha lanciati contro i mercati e quartieri residenziali del centro di Taiz, oppure, come riportato da Human Rights Watch, il reclutamento di bambini soldato e l'utilizzo vietato di mine antiuomo. L'Iran vede i ribelli in Yemen come un asse della resistenza contro Israele e Stati Uniti. Eppure, secondo alcuni analisti intervistati da Al Jazeera, a differenza di altri proxy in Iraq e Siria, gli Houthi non prendono ordini dagli iraniani. Ne accolgono favorevolmente il sostegno, ma non sono loro dipendenze. E a proposito dell'invio di armi, le denunce alle principali aziende produttrici di armi non sono certo mancate. Per restare al nostro paese, l'Osservatorio Diritti ha rilevato che solo nel primo semestre 2020 il governo italiano avrebbe inviato armi a sauditi ed emiratini tra pistole e fucili semiautomatici per un valore di 5,3 milioni di euro. Senza contare le bombe. A gennaio 2021 l'export è stato bloccato dal governo italiano, ne abbiamo già parlato in questo vecchio video e non voglio ripetermi. E adesso quindi torniamo un attimo al conflitto. Nel mese di aprile del 2017 maturò una prima frattura all'interno del fronte lealista guidato da Hadi. I governatorati meridionali, vicini agli Emirati Arabi Uniti, pur restando fedeli all'alleanza contro i ribelli, diedero vita a una sorta di governo autonomo, il Consiglio di Transizione del Sud, distinto rispetto a quello di Hadi e con un vero e proprio governo ad Aden, mirato a prendere il posto di quello legittimo di Sana'a. In ogni caso, questi contrasti interni non ebbero alcuna influenza sul conflitto in corso. Sebbene un accordo di massima sul cessate il fuoco, i combattimenti non si arrestarono mai del tutto, complici le nuove tensioni tra Stati Uniti ed Iran per la questione del nucleare. Niente nucleare sviluppato in Iran e l'Occidente avrebbe tolto le sanzioni. Washington, per rinegoziare gli accordi, chiedeva a Teheran di ritirare il sostegno agli Houthi, cosa non fatta e per cui alla fine i combattimenti hanno ripreso. Altro evento cardine è stato quando nel 2019 gli Emirati Arabi hanno maturato la decisione di ritirarsi dal teatro di guerra. Gli emiratini hanno certamente valutato, no, i danni d'immagine derivanti dal persistente e diretto coinvolgimento nel conflitto, assieme ai crescenti contrasti con l'alleato saudita. In aggiunta, gli emiratini hanno notato fin da subito le difficoltà incontrate dai sauditi via terra, sulle montagne del nord dello Yemen, e hanno imparato la loro lezione. Inoltre, i loro obiettivi differivano da quelli dei Saud. Se lo scopo dei sauditi nell'intervento era principalmente quello di ribadire con la forza il loro ruolo di potenza regionale e ristabilire un ordine che li favorisse nelle principali regioni dello Yemen, gli emiratini perseguivano più che altro l'obiettivo di controllare soltanto alcune aree strategiche del paese, cosa che hanno realizzato grazie a una fitta rete di alleanze locali, con cui garantirsi un'importante influenza nelle aree portuali e costiere, come il porto di Aden, e una serie di scali minori, importanti per il controllo dei traffici di idrocarburi, come Al-Mukalla, Al-Sir, Rudum, Balhaf, Nistun e Al-Gaida, a cui si aggiungono le isole di Socotra e Barim, di cui già abbiamo parlato in questo vecchio video. Gli emiratini hanno attuato una visione più scaltra, di lungo periodo, alla maniera cinese per dirla in altre parole, hanno lasciato il lavoro sporco ai sauditi e hanno scelto vie traverse per vincere la loro guerra, stabilire basi commerciali e acquisire nuove postazioni. Questi
gli obiettivi da perseguire. In fin dei conti, come qualcuno ha sottolineato, questa è una mentalità da impero britannico, proprio quell'impero da cui gli Emirati hanno ottenuto l'indipendenza nel 71. Però, conseguito tale risultato, nella valutazione degli emiratini, i costi della partecipazione al conflitto superavano di gran lunga i benefici, per cui meglio ritirarsi da quella che alcuni hanno definito il Vietnam Saudita. Ad oggi, stando alle parole dell'inviato speciale americano Tim Lander King, dopo questi 7 anni, tutte le parti hanno probabilmente maturato la consapevolezza dell'impossibilità di una vittoria militare. In effetti, il recente tentativo degli Houthi di avanzare nella regione di Marib, ricca di risorse naturali come gas e petrolio, è stato bloccato dalle forze governative e gli attacchi droni degli stessi ribelli in Arabia, peraltro durante le prove dei mondiali di Formula 1, contro la capitale Riyadh, la città di Jeddah, gli stabilimenti petroliferi Aramco, come anche quelli contro l'aeroporto emiratino di Abu Dhabi, non hanno sortito alcun tipo di risultato di rilievo. Inoltre, la situazione interna ai due Yemen non è affatto pacifica. Il nord, controllato dagli Houthi, è caratterizzato da un regime fortemente centralizzato, repressivo verso ogni forma di dissenso, che sta creando diversi incidenti, come ad esempio l'irruzione nell'ambasciata statunitense di Sana'a nel novembre 2021, dove gli impiegati presi in ostaggio erano yemeniti e non americani. E non vanno certo meglio le cose per il governo realista del sud, che continua ad avere problemi col consiglio di transizione secessionista, il quale controlla la principale isola dello strategico arcipelago di Socotra, ma che soprattutto deve fronteggiare a sua volta le proteste della popolazione, esasperata da anni di sofferenze e privazioni. Niente elettricità, niente acqua potabile e quindi epidemia di colera, niente carburante per le auto, prezzi del cibo irraggiungibili per il cittadino comune, alcuni dei quali sono arrivati al punto, stando a quanto riportato da Al Jazeera, da vendere letteralmente un rene al prezzo di 5-10 mila dollari per tirare avanti, organi che poi sono rivenduti a clienti benestanti degli altri paesi del Golfo al prezzo di 100 mila dollari. Il futuro incerto è dato anche dall'attuale presidente. Hadi, da anni in esilio in Arabia Saudita e all'età di 77 anni, non godendo di buona salute, ai primi di aprile 2022 ha lasciato il potere al consiglio presidenziale, nella speranza di avviare una fase di transizione, accolta con favore da sauditi ed emiratini, che hanno annunciato nuovi aiuti finanziari per la ricostruzione. Pacificare l'area è di fondamentale importanza. Anzitutto, ristorerebbe parzialmente la sicurezza dei traffici nel Mar Rosso. Pensiamo soltanto al già menzionato stretto di Bab el-Mandeb, dal quale transita circa l'8% delle forniture mondiali di petrolio, o al rischio del formarsi di nuovi foreign fighters di matrice integralista che approfittino del conflitto per dare vita a nuove cellule terroristiche. Un'ulteriore ragione a favore della pace, semmai ci fosse bisogno di sottolinearlo, potrebbe discendere dal raffreddamento delle relazioni tra gli stati del Golfo, sauditi ed emiratini, dovuta alle guerre in Ucraina e in Siria. Le due monarchie assolute, infatti, non ne vogliono sapere di aderire alle sanzioni contro la Russia e di aumentare la propria produzione di greggio per compensare le mancate forniture di Mosca, senza contare che i sauditi si sono mostrati interessati alla possibilità di accettare lo yuan, al posto del dollaro, per le vendite di greggio ai cinesi. Ma porre fine alla guerra avrebbe forse il beneficio più grande di tutti, la fine di una catastrofe senza pari. Dopo 7 anni di guerra dimenticata, raramente menzionata dai nostri media, l'Arabia Saudita e la coalizione filogovernativa non hanno mai subito alcuna sanzione, nonostante i ripetuti bombardamenti sulle vittime civili. E nei fatti non è mai stata consentita la creazione di corridoi umanitari, se non nell'ultimo mese. Così come l'attuale guerra in Etiopia, in Tigre, quella yemenita, è un tristissimo esempio del famoso adagio «due pesi e due misure». Atroce simbolo del conflitto, suo malgrado, è diventata Amal Hussein, la bimba yemenita di 7 anni morta per inedia nel 2018, in un campo profughi. Una catastrofe senza precedenti, così l'ha definita nel 2016 Stephen O'Brien, vice segretario per gli affari umanitari delle Nazioni Unite. Peccato che l'ONU in 7 anni non abbia saputo trovare la giusta strategia per mettere fine alle catombe. The Globalist il 25 marzo scorso riferiva che, al momento, la comunità internazionale ha stanziato soltanto il 30% di quanto richiesto dalle Nazioni Unite per rispondere all'emergenza nel 2022, in media appena 15 centesimi al giorno per singolo abitante. Mentre si stima che più della metà degli yemeniti sopravviva solo grazie agli aiuti umanitari. In questo video, che come vedete non ha sponsorizzazioni per questioni di mia etica personale, dato l'argomento a cui tengo particolarmente, noterete qui in alto a destra una casella per donazioni a questa organizzazione non profit. L'ho inserita per far sì che tutti insieme possiamo dimostrare nel nostro piccolo un po' di sostegno alla popolazione yemenita. Grazie a tutti.
Lo stesso The Globalist scrive correttamente come non debbano esistere vittime di serie A e vittime di serie B, come non dovrebbero esserci guerre da copertina e guerre dimenticate. Il problema è che su queste affermazioni siamo a parole tutti d'accordo, ma nei fatti troviamo una realtà ben diversa. A peggiorare ulteriormente la situazione degli yemeniti è intervenuta proprio la crisi in Ucraina, visto che circa il 42% del grano importato proveniva proprio dalla nazione in guerra. Il conflitto ha praticamente bloccato le importazioni, determinando un aumento dei prezzi, a cominciare da quelli del pane. Secondo l'UNDP, nel 2022, ove il conflitto non si fermasse, lo Yemen non solo si confermerebbe uno stato fallito, al pari di Libia o Somalia, ma diventerebbe in assoluto lo stato più povero del pianeta, peggio dell'Afghanistan. E questo nonostante la presenza di ricchi giacimenti di petrolio sfruttabili e una posizione strategica per i traffici commerciali resi ancora più interessanti dopo gli scenari aperti dalla crisi ucraina, che offrirebbe importanti prospettive di sviluppo per il paese e per il suo popolo, a condizione naturalmente che si raggiunga la pace. E servirebbe anche una maggiore copertura mediatica, perché è chiaro che in questa guerra senza quartiere il silenzio serve soltanto a chi guadagna dal conflitto, non alla popolazione civile. Paolo Pezzati, Policy Advisor per l'emergenza umanitaria di Oxfam Italia, commentando il conflitto in Yemen, ha parlato di una vergogna internazionale, aggiungendo che quello che continua a succedere in Yemen, nel silenzio dei grandi decisori internazionali, è una vergogna che intacca il senso stesso di umanità. Chi mai potrebbe dargli torto? Per Aspera ad Astra, Yemen.